Ruffa sventata dal bancario, cerca di vendere uno strumento salvavita a un 80enne per 1000 euro, ma una volta in banca un dipendente chiama i carabinieri che arrestano l'uomo. Coppia di anziani invece derubata dei ricordi di una vita. Si chiude la settimana più torrida, ancora una giornata africana nel Piacentino con temperature tra i 37 e 38 gradi tra pianure e montagne. Domani temporali in arrivo, ieri sera blackout in città. Sequestrato un etto di droga, controllati dalla municipale, bar e negozi, oltre a 120 persone a Piacenza, trovati hashish e marijuana ai giardini Margherita e Merluzzo, 6 patenti ritirate dalla Polizia Stradale e Guardia di Finanza. Si chiude il Bobbio Film Festival, stasera ultima serata per la rassegna di Marco Bellocchio, consegna del premio Gobbo d'Oro del pubblico e di Editoriale Libertà. Pro ai giovani in crescita, parola di mister Fulvio Pea, il nostro è un girone impegnativo ma possiamo fare bene, il mio è un gruppo giovane ma dalla grande cultura del lavoro, il piace punta ai playoff.